È difficile rispondere all'ignoranza. Non conoscono il progetto. Molto semplicemente, il progetto applica un articolo previsto in Costituzione. Quindi non penso che la Costituzione italiana preveda secessioni, furti, rapine, aggressioni, scippi. È semplicemente un diverso modello organizzativo. Se ai cittadini campani va bene l'offerta pubblica che Regione Campania è in grado di dare oggi, nulla cambia. Questo vale per i calabresi, per i pugliesi. Siccome i numeri in sanità, ad esempio, dicono che ci sono 1 milione di italiani che dalle regioni del sud ogni anno pigliano il treno, la macchina o l'aereo per venire a farsi curare negli ospedali del nord, vuol dire che evidentemente qualcosa non funziona. E quindi chi ha più da guadagnare è colui che è più indietro oggi. Quindi semplicemente magari qualcuno è preoccupato da De Luca ad altri che hanno amministrato Regione Campania in passato perché l'autonomia fa rima con responsabilità. E quindi se qualcosa non funziona a Napoli, se sono le formiche negli ospedali a Napoli, se sono i malati per terra negli ospedali a Napoli, se non c'è posto nei pronto soccorso di Napoli, adesso è sempre colpa degli altri. Con l'autonomia, se le cose funzionano, è merito tuo. Se le cose non funzionano, è colpa tua. Troppo facile. Sempre colpa degli altri. E no, non funziona così. Però invierò una copia della proposta sia al governatore De Luca che agli esponenti di Forza Italia che lei mi citava, perché capiscano, almeno se devono criticare, che leggano e conoscano quello che stanno criticando.